Drop it. Ciao a tutti amici, bentrovati su TGG Television da Daniel. Quest'oggi, come avevo anticipato qualche giorno fa al primo spacchettamento delle match attacks della Champions League, sarebbe arrivato anche il raccoglitore che al momento del primo acquisto non avevo trovato. Quantomeno, come sempre sapete, prima di iniziare una collezione comincio sempre con una prima spacchettata e poi con lo starter pack. E questa volta, come sempre, abbiamo seguito questa nostra routine e quest'oggi vi presento appunto lo starter pack che neanche entra nell'inquadratura delle match attacks. Lo metto momentaneamente orizzontale così si può vedere più o meno tutto. Il costo lo troviamo qua sopra, è di 6,90€. Vabbè, adesso lo giro se no ci si legge male. Include i più grandi giocatori del mondo, non il pack, la collezione si intende. All'interno carte oro in edizione limitata. La carta che troveremo in oro è quella di Cristiano Ronaldo. Lo scorso anno c'era Messi, quest'anno per fortuna abbiamo Ronaldo. All'interno, altro contenuto del pack, ovviamente raccoglitore più lista di controllo, ma abbiamo capito che la checklist, doppia plancia, quindi il doppio campo per giocare contro l'avversario, e poi la guida alla collezione, interessante, anche un magazine che ci sfoglieremo assieme, e poi c'è una bustina, come sempre la bustina trasparente di 6 carte, di cui una di queste è proprio la Limited Edition in oro. E poi abbiamo anche il codice per giocare online. Ve l'avevo già fatti vedere la scorsa volta, ve lo rifaccio vedere adesso, che l'avevamo trovati ma non sapevo bene come funzionava. Ve lo spiego tra pochissimo. Ancora non ho aperto il pack perché volevo farvi vedere anche il retro della confezione prima che la devasto. Qui troviamo alcuni tipi di rarità, tra cui i 100 club. La volta ne avevamo trovato uno molto fortunatamente. Qui abbiamo Arturo Vidal. Poi ci sono i loghi che sono graficamente come le carte base, non hanno olograficità. Gli hot shot, qui abbiamo Gabriel Jesus, noi abbiamo trovato Messi. Abbiamo anche Suarez, che è una limited edition. Poi vediamo qua qualche altra rarità come il Man of the Match. Qui abbiamo Wolf Winkel del Basilea. E anche i midfield duo, che anche queste sono carte praticamente basi. Un'altra carta che ci spiega i codici. E poi qui ci viene mostrata una cosa che avevo notato dietro i pacchetti ma non me ne ero accorto durante il video scorso. Infatti all'interno delle bustine classiche potremmo trovare una delle 200 sole copie della carta Platinum Limited Edition di Gareth Bale, firmata proprio dal giocatore. E a quanto pare di queste carte ne esistono 200 in tutta Europa, quindi non è che ce ne abbiamo 200 solo in Italia, sono sparse tra Inghilterra, Germania e tutti gli altri posti dove esce questa collezione. Sarà difficilissimo trovare. Pensate che all'epoca, quando uscì la serie 10 di Lego Minifigures, c'erano 1000 omini Lego da cercare e è arrivato a un prezzo che supera i 1000 euro e ce n'erano 1000. Quindi pensate questa carta, che ne esistono solo 200 copie, a quanto potrebbe arrivare di prezzo. Io direi che possiamo cominciare a spacchettare la confezione. Adesso si sentirà un po' di fragore. Ok, si è aperta abbastanza tranquillamente e tiriamo fuori il tutto, così posso togliere questo mega ingombro. Olè. Bello ricco era quello. La busta è compatta ma di roba ce n'è. Abbiamo la checklist senza nomi dei giocatori, interessante, così non possiamo scoprirli, anche se andando sul sito potete vedere tutte le carte. E poi la copertina frontale, dove c'è anche il logo olografico della Champions League, mica male. E qui abbiamo tutte le rose con i numeri dei giocatori, più tutti i Man of the Match, gli UCL Club 11, gli UCL All-Star 11, gli Hat-Trick Heroes e il trofeo. Voilà. Perfetto, qui è tutto ciò che riguarda la checklist. Poi abbiamo questa, non so se è la guida o qualcosa, o il campo, credo sia la guida, perfetto, andiamo a vedere, sì, no, è tutte e due, perché aprendola in questo modo abbiamo entrambi i campi, dove ci sono i ruoli, difensori, centrocampisti, attaccanti, nonché portiere che si vede qui sul lato, ecco, forse così si vede meglio, vi faccio vedere mezzo campo, abbiamo il portiere in basso a destra, i difensori, molto simile al campo dell'Adrenal, devo dire, centrocampisti, attaccanti, dove però qui ne abbiamo solo tre, a differenza del campo Adrenal che ne può ospitare 5, abbiamo tre sostituti al lato e anche il team boost, che dovrebbe essere il logo che potenzia la nostra squadra.
Qui ci sono le regole di gioco e poi ci sono anche regole da torneo. Con le formazioni consentite, la squadra per il torneo non deve superare i 100 milioni di euro, inclusi i sostituti. È un numero molto restrittivo. Le formazioni possibili, cosa molto interessante. Le carte duo che possono essere usate solo una volta per partita e viene giocata con una carta normale. Se vinci con una carta duo segni comunque un solo gol. Poi abbiamo Heroes e Hat-Trick. Puoi giocare al massimo una carta Hero Hat-Trick nella tua formazione. Se vinci con questa carta segna 3 gol. Impressionante. Un giocatore può comparire più di una volta, non può comparire più di una volta nella tua formazione. Questa regola anche, vale anche per i giocatori delle carte duo. E questa è una cosa molto interessante, perché con le adrenaline purtroppo non è così. Potete mettere una copia dello stesso giocatore, sia base sia stella. Per esempio, prendo il caso di Bonucci stella, che ha 100 in difesa, e potete mettere anche il Bonucci base, che ha 90. È una cosa un po' bruttina mettere i cloni. Vediamo un po' che altro troviamo all'interno. Qualche curiosità sui giocatori più importanti. Qui abbiamo delle carte molto potenti, come Aspiliqueta del Chelsea, Griezmann dell'Atletico Madrid, Jorgensen per il Feyenoord, Vidal che avevamo già visto prima, e anche Arda Turan, hat-trick hero. Poi ci sono i dettagli per collegarsi al sito e altre cose interessanti che poi vi lascio scoprire se acquisterete questo starter pack. Poi ci sono gli UCL All-Star 11, sono i migliori 11 giocatori, dovrebbero essere. Ed abbiamo un mix, tra cui non capisco la presenza di Mandzukic. Vabbè. Andiamo avanti, vediamo cos'altro ci propone. E qui abbiamo cos'altro, che cos'è? Completa la tua collezione. Ah, questo credo sia un foglio da compilare per richiedere le carte mancanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si possono richiedere fino a 30 carte qualsiasi, credo. Mettendo i vostri dati, imbustate e pagate con un bollettino postale, credo inserendo anche la ricevuta all'interno della busta, e vi arriveranno a casa le carte mancanti. Che altro abbiamo? Oh, eccola la guida. Pensavo fosse quella, invece quello era solo un'anticipazione. Molto molto bene. Vediamo un po' cosa ci propone questa guida. Benvenuti al più grande spettacolo sulla Terra. Ovviamente parla della Champions League. Squadre da tenere d'occhio: ovviamente Real Madrid, vincitrice e detentore del trofeo, Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Manchester United. E poi ci sono tutte quante, tra cui anche Roma, Chelsea e c'è... No, strano, non c'è la Juventus. Vabbè, va bene così, tanto c'è la Roma. Top player in giocatori: abbiamo ovviamente Ronaldo, Messi, Neymar, Aguero, eccetera. E poi ci sono anche i gironi, dove potete anche mettere i risultati delle partite che stanno per svolgersi durante questo anno. Poi ci sono anche i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, e le semifinali e finale. Bene, una guida abbastanza restrittiva, ci mostra qualche carta così non mi sono soffermato più di tanto. I raccoglitori ovviamente dobbiamo inserirgli poi le due copertine, frontale e retro. Non ci sono gli aiuti per mettere le carte con i numeretti sul lato. Credo siano molte meno pagine di quello delle adrenaline, ma molte molte che ci costringeranno a mettere le carte fronte retro. Contiamo velocemente le pagine, tanto per darci un'idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siamo arrivati a metà, quindi 15 sono 30 pagine per contenere la bellezza di 18 carte a pagina e fa 540 carte. Non male, calcolando che poi ci saranno anche varie limited edition che possiamo mettere alla fine del raccoglitore. Ma adesso andiamoci a vedere il pacchettino, dove troveremo anche la carta, ovviamente la limited edition oro di Cristiano Ronaldo, che andrà subito nel raccoglitore. Le limited edition, come potete vedere, hanno un codice sempre in basso che non è sequenziale delle altre carte, infatti limited edition 1 gold, quindi LE1 gold. Vediamo un po' cos'altro troviamo all'interno di questo mini pacchettino. Vi spiego anche, quando la trovo, la carta con il codice come funziona. Allora, intanto abbiamo qui Cristiano Ronaldo ed ecco qui la carta con il codice. In questo caso abbiamo il codice proprio di Cristiano Ronaldo. Questo codice, una volta che siamo entrati nel sito, abbiamo effettuato il primo accesso, quindi lasciando credenziale, username e password, abbiamo creato il nostro team di partenza con nome, logo, eccetera, le solite cose che conoscete. Abbiamo una sezione dove possiamo inserire questi codici. Questi codici ci sbloccano questa carta qua, che voi non vedete. In questo caso si riferisce alla Limited Edition Pro 11 di Ronaldo. Credo che sblocchi proprio questa carta, più una serie di altre carte, quindi una sorta di pacchetto virtuale.
Quindi, inserendo questo codice, abbiamo la carta rappresentata sull'immagine più un tot di carte, mi pare siano 8 o 9 in totale. E poi, una volta che abbiamo inserito almeno uno o più di questi codici, possiamo scegliere tra i vari giocatori che rappresentano il codice. Scegliendo quel giocatore, giocando, continuando a giocare sul gioco, accumuliamo punti e ogni tot di tempo, non ricordo se una settimana o più, vengono scelti e selezionati diversi giocatori che riceveranno come premio proprio la carta reale che hanno sbloccato online. Quindi sono carte, le Pro 11, che non potete trovare nei pacchetti, sono solo carte virtuali finché non le vincete e ve le spediscono a casa, però dovete giocare ovviamente e guadagnarvele. Cominciamo a vedere le altre carte. Abbiamo Bilal Başakşehir del Feyenoord, piuttosto scarso devo dire. Poi abbiamo uno spagnolo, Pedro, che mi pare avevamo già trovato purtroppo nei pacchetti, mannaggia, un'altra doppia, prima doppia. Poi un francese, Kurzawa, terzino del Paris Saint-Germain. Poi ancora Feyenoord, Newcup, tutti i nomi strani giocatori del Feyenoord. E poi l'ultima carta, Iker Casillas, grande portiere, adesso militante al Porto, ma vince di tutto praticamente con il Real Madrid. Bene, questo era il contenuto dello starter pack, qualcosa è andato a finire qua sotto, lo recupero. Abbiamo la guida, il raccoglitore che è qui dietro con le due foderine che poi andremo a mettere, la cover frontale e retro. Peccato che questa volta la cover non sia metallizzata, lo scorso anno se non ricordo male aveva la foilatura anche la cover, era molto figa. O forse mi sto confondendo con quella di Star Wars che erano le Force Attacks, mi sa che mi sto sbagliando. Abbiamo poi il campo da gioco con qualche piccola chicca che ci presenta le carte, il foglio per richiedere la mancanti e poi abbiamo la Limited Edition di Ronaldo più la carta con il codice per sbloccare Cristiano Ronaldo e il suo pacchetto online. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, continuate a farmi sapere, anzi, se questa serie vi piace, quindi la proseguiremo con nuovi prodotti e altri nuovi spacchettamenti. Io vi aspetto nei commenti e al prossimo video. Ciao!